Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, carissimi amici e amiche, oggi il Vangelo di oggi è abbastanza facile il messaggio. Questa è la domenica del grande comandamento, dice Gesù. Qual è questo grande comandamento? Chi è che dobbiamo amare prima e anzitutto? Vediamo un po', hai sentito il Vangelo? Dio. Dio. Ecco, amerai il Signore Dio tuo, ci ha detto Gesù, con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, che poi vedremo nell'Antico Testamento, sono le tue forze, e il prossimo come te stesso. Ci sono questi due primi comandamenti. Adesso a catechismo voi studierete, si chiamano i due precetti della carità, cioè la carità è la virtù teologale, carità è un nome che per voi piccoli, carità è il nome più bello per dire amore, quell'amore è proprio quell'amore con tutto il cuore, un amore grande. Il primo precetto della carità è appunto amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E il secondo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ora, chi di voi ha già studiato bene a catechismo i 10 comandamenti, alzi la mano. I 10 comandamenti li avete già studiati bene? Facciamo un ripasso. Primo comandamento. Io sono il Signore Dio tuo. Non avrò altro Dio al di fuori. Bravo. Secondo. Se ricordati di guardare le vesti, è il terzo. Prima c'è il secondo. Bravi, non nominare il nome di Dio in vano. Questi primi tre comandamenti, vedete che riguardano tutti e tre Dio, no? Non avrai altro Dio all'infuori di me, non nominare il nome di Dio in vano e ricorda di santificare le feste. Quindi l'amore di Dio è sintetizzato da questi primi tre comandamenti. Poi dal quarto in poi comincia l'amore del prossimo, giusto? Chi è il primo prossimo che dobbiamo amare tanto più degli altri? Ce l'avete per il papà, la mamma? Lì non c'è soltanto l'amore, ma anche l'onore. Perché papà e mamma, questo vale per tutti, anche per noi grandicelli, ci hanno dato una cosa che noi non gliela possiamo restituire. Lo sapete? Che ci hanno dato papà e mamma che non gli possiamo restituire? Non gliela possiamo restituire. Quindi siamo in debito perpetuo con papà e mamma. Poi il quinto comandamento, quello che tutti quanti pensano che non lo fanno, dice, ma padre, io questo non lo faccio mai. Pensano. Non rubare è il settimo, anche quello pensa di non farlo quasi nessuno. Poi quando andiamo a raschiare un po', il quinto è non uccidere, o no? Giusto, no? Non commettere atti impuri, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la roba ad altri, non desiderare la donna ad altri. Questi sono i 10 comandamenti. I primi tre riguardano l'amore di Dio e i secondi l'amore del prossimo. Però per andare in paradiso, ecco perché queste cose a catechismo bisogna saperle bene, per andare in paradiso i 10 comandamenti bisogna osservarli, e tutti, dal numero 1 al numero 10. Ora, venendo al tema di oggi, omelia brevissima, Allora, voi sapete che noi possiamo ricordarci del primo comandamento ogni volta che facciamo un gesto che dovremmo saper fare tutti bene, perché c'è un gesto che facciamo tutti i giorni che ci ricorda i due precetti della carità e anche i due misteri principali della nostra fede. Chi è che sa quali sono i due misteri principali della nostra fede? Questa è un po' più difficile, Allora, i grandi se ne sapranno queste cose, che meglio che non guardo, che sennò mi viene la depressione. I due misteri principali della nostra fede sono che noi crediamo che Dio è uno, giusto, ma che è anche tre persone, è anche trino. Quindi Dio è uno, ma è Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa cosa si chiama unità e trinità di Dio, ok? Voi sapete che anche i musulmani credono che Dio è uno, ma loro non credono nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, credono Allah, punto e basta. Eppure gli ebrei nell'Antico Testamento credevano che Dio era uno, ma non sapevano e non credono, perché ci credono gli ebrei che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, secondo voi? No, perché per capire che Dio è trino devi riconoscere e accettare che Gesù è il Figlio di Dio. Dopo che Gesù sale al cielo, che succede? La Pentecoste, vi mando lo Spirito Santo, che è la terza persona, ok?
Questo è il primo mistero della nostra fede. Poi c'è il secondo, che è il fatto che il Figlio di Dio è diventato uomo come noi, si dice con una parola che dovete imparare, perché è una parola un po' tecnica, incarnazione. Incarnazione vuol dire che da Dio che era, quindi puro spirito, è diventato uomo come noi nel grembo di Maria Santissima. Si è fatto uomo, quindi l'incarnazione, e dopo che è diventato uomo, per la nostra salvezza ha sofferto, passione, è morto in croce ed è risorto. Ok? Allora, quando noi facciamo il segno della croce, con un gesto solo ci ricordiamo, guardate, l'unità e la trinità di Dio, l'incarnazione, la morte e la risurrezione di nostro Signore, eppure amare il Signore Gesù con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Vogliamo vedere? Allora, numero uno, facciamo tutti il segno della croce, perché c'è qualcuno di voi, attenzione che dopo domani è Halloween. Io già ho detto ai miei ragazzi del catechismo, gli ho fatto vedere due miei video che stanno su YouTube, un'intervista che mi fece, molti lo conoscono tra i grandi, Massimo Cruciani, alla Zanzara, conoscete chi è Cruciani? Sì, che mi ha dato il tormento per 10 minuti pensando di mettermi in difficoltà, ma non mi ha messo in difficoltà chiaramente, su Halloween, che mi prendeva un po' in giro, che c'era questo prete che combatteva contro Halloween. Ho fatto un'intervista, gliel'ho fatta vedere, e un'altra, una piccola catechesi che ho fatto qualche anno fa. Halloween è la festa del diavolo, quindi bisogna fare attenzione a starci alla larga. Mi raccomando anche ai genitori, chi volesse approfondire vada sul mio canale YouTube e approfondisca. Faccia attenzione che con queste cose si va a fare molto male, quindi non giochiamo, perché con quella gente non si può scendere a compromessi, la gente è cattiva, quindi la gente del piano di sotto. Solo che ci stanno alcuni tra voi ragazzini che si fanno la croce, perché non so buoni, come la fanno gli amici del diavolo. Sapete che gli amici del diavolo purtroppo fanno tutte le cose al contrario, non fatele mai, eh? Allora, la croce si fa con la mano destra, la facciamo tutti, palma aperta per noi della Chiesa Latina, gli ortodossi la fanno con le tre dita unite, che ha un altro significato. Noi abbiamo la palma aperta, la mano sinistra sta sul petto, poco sotto il cuore, e si fa nel nome del Padre, si scende sul petto, del Figlio, all'altezza del cuore, spalla sinistra, ecco, spalla sinistra, vedete che c'ho ragione, spalla destra e mani giunte. Ah, rifacciamo, perché mano destra, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Vedete che qualcuno dice, guardateli che si sbaglia da destra a sinistra, da sopra a sotto. Papà e mamma, mi raccomando, queste cose insegniamole. Io ho visto qualche ragazzino farla con la mano sinistra esattamente al contrario, quindi dal basso all'alto e da destra a sinistra. Questo non lo fate mai, ma così lo fanno purtroppo. E già, quindi mi raccomando. Invece questo segno è molto importante, perché riassume, allora, quali sono i misteri principali della nostra fede? Unità e trinità di Dio, no? Quindi Dio è uno, ma è Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi quando facciamo il segno della croce nominiamo le tre persone della Santissima Trinità, giusto? Ma poi dice che il Figlio si è fatto uomo, ha sofferto ed è morto. Ma noi tracciamo con le mani un segno di croce, quindi ci ricordiamo la croce. Appena pensiamo alla croce, chi c'è morto in croce? Gesù. Chi è Gesù? Il Figlio di Dio fatto uomo. Giusto? Intelligente, dice, vabbè, però amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Che ci sta qua? La mente, forse. Ce l'avete? Io ho scritto un opuscoletto che chi festeggia Halloween ho chiamato la festa delle zucche vuote. Poi io in un commento mi hanno scritto, no, non sono vuote, è piena di segatura. Invece qui dobbiamo fare in modo che sia piena di materia grigia, il cervelletto, che dobbiamo sempre far funzionare, quindi la mente, il cuore, no? Il nome del Padre, la mente, il Figlio, il cuore, e poi sulle spalle, io non lo posso far vedere, ma se faccio così, le spalle, dove ci stanno i muscoli, è segno delle nostre forze, no? Quindi amerai il Signore Dio tuo con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le forze.
Avete capito perché è così importante il segno della croce fatto bene? Allora, specialmente chi ancora non si è imparato a dire bene le preghiere del mattino e della sera, ce l'avete tutti quanti i libretti catechisti, devono controllare, tutti dovete avere i libretti con le preghiere perché dovete imparare a dirle. Ecco, però se qualche rarissima volta, ma proprio una ogni 5 anni, dovesse capitare che la mattina vi alzate tardi, ci faccio il tempo di tutte le preghiere, questo l'ha detto la Madonna durante un'apparizione, ci sono 3 cose che bisogna sempre farlo perché ci vogliono in totale 45 secondi. Sapete qual è? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro e Ave Maria. Che ci vuole? Quindi se qualcuno di voi, anche perché papà e mamma non l'aiutano come dovrebbero, non prega la mattina e la sera, per cominciare a prendere l'abitudine, perché mi sa che qualcuno di voi la preghiera non le dice mai, mi sbaglio? Non mi sbaglio, mi sa, Allora, per iniziare, facciamo bene il segno della croce, così ci ricordiamo che Dio è uno, è trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, che Gesù si è incarnato e morto per noi e che dobbiamo conoscere Dio, amarlo e servirlo, mente, cuore e poi un Padre nostro e l'Ave Maria. Poi piano piano si fa anche il Gloria al Padre, l'Angelo di Dio, l'Eterno Riposo, la Salve Regina, il Credo, il Ti adoro, l'atto di fede, l'atto di speranza e l'atto di carità. D'accordo? Lo facciamo almeno questo qua? Cominciamo almeno a alzarsi la mattina e andare a dormire col Signore della Croce e Padre nostro Ave Maria? Lo promettiamo davanti a Gesù? Ve la sentite di fare questa promessa a Gesù che dobbiamo mantenere? Almeno questo cominciamo, ok? E a 31 non... Attento a quello che fate, Non mi venite a suonare con dolcetto e scherzetto, perché va avverto, io mi affaccio dalla finestra, prendo un secchio d'acqua e ve lo tiro sopra, d'accordo? Così lo scherzetto lo faccio io, ok? Capito bene? Tutto chiaro? Sì. Perché poi Halloween non è anche la festa nostra. No, Halloween non è la festa nostra, noi festeggiamo... un'altra cosa, Halloween si dice in inglese, cioè la vigilia dei santi, che si festeggiano il 1° di novembre. Quest'anno abbiamo messo le cresime, io volevo fare il primo, però purtroppo Don Giuseppe non poteva, lo facciamo la vigilia del 31, che è già la festa dei santi, proprio perché con le cresime abbiamo i santi come modelli di vita cristiana, che sono quelli che sono stati dei grandi cristiani. È il momento più bello e più adatto, secondo me, per la celebrazione delle cresime, solo per questo motivo. E anche per imparare che il 1° novembre noi figli di Dio i diavoli li lasciamo a casa loro e ci abbiamo altro di ben più bello e più importante a cui pensare. Siamo lodati Gesù e Maria.